Papa Francesco and the Vaticano, il Vaticano, la cara amica e telespettatrice Rosetta Fiorentina, Fiorentino, Rosetta Fiorentino, Cosentino, mi scuso, Cosentino. Beh, tutta trionfante, e mi manda un articolo tutta trionfante per dire che il Vaticano corregge Papa Francesco relativamente alla frase di Papa Francesco, anche gli atei vanno in paradiso. Mi manda un articolo, è un articolo farlocco, farlocco, perché quest'articolo c'è scritto che il Vaticano corregge Papa Francesco. Invece non è vero, c'è un portavoce del Vaticano che, guarda caso, questo portavoce si chiama di cognome Rosica, John Rosica, Rosica, nomen est omen, questo Rosica, capito? Questo è uno dei portavoci del Vaticano, e siccome si chiama Rosica, Rosica tanto. E corregge Papa Francesco, dice non è vero, non è vero, gli atei continuano ad andare all'inferno. Ma cara Rosetta Cosentino, ma cosa c'entra un singolo portavoce del Vaticano con Papa Francesco, che è il vicario di Cristo in terra? Io non ho mai parlato di questo John Rosica. Io ho sempre parlato del Papa Francesco. Cosa vuoi che me ne freghi a me di questo, uno dei tanti portavoce del Vaticano, che tra l'altro come cognome è Rosica, 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 Rosica Amaro, Rosica, Rosica. Cosa vuoi che me ne freghi? Rosica è uno dei tanti portavoce del Vaticano, non rappresenta tutto il Vaticano. E poi che c'entra? Io parlo del Papa. Io mica mi abbasso a parlare di un singolo portavoce del Vaticano che si chiama Rosica. Io ho parlato di Papa Francesco, che è vicario di Cristo in terra, cara Rosetta Cosentino, ma la vuoi capire? La devi smettere, Rosetta Cosentino, di metterti contro il nostro grandissimo Papa Francesco, gesuita francescano. Ingoia il rospo, ingoia il rospo. Questo grandissimo Papa Francesco ha detto erga omnes che anche gli atei vanno in paradiso. Hai capito? Mettetelo bene nella tua testa, capito? Capito? Ma che non sei contenta, Rosetta Cosentino, che anche gli atei vanno in paradiso? Non sei contenta? Li vuoi tutti all'inferno in mezzo al fuoco per l'eternità? Perché mai? E nessuno di noi ha chiesto di venire al mondo, e perché mai dovremmo andare all'inferno, Rosetta, Rosetta? Ah, che articolo farlocco, che articolo farlocco. Ah, che cognome strano quello lì, reverendo John Rosica, capito? John Rosica, e tu mi mandi un Rosetta Cosentino, mi mandi un articolo dove parla un certo John Rosica? Nomen est omen! Il grandissimo Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso, ok? Beh, prima di chiudere, ovviamente, c'è sempre quest'opera, mi raccomando, cari ragazzi, mi raccomando, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.